Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. Tina Cipollari prende di punto un cavaliere del parterre di uomini e donne, la sua reazione lascia tutti a bocca aperta. Quest'estate si è parlato a lungo di Tina Cipollari e del suo ruolo all'interno del programma Uomini e Donne. Secondo rumors che circolavano sul web, Pier Silvio Berlusconi stava pensando di fare fuori la donna, perché considerata troppo fumantina, poco pacata e dal linguaggio non propriamente consono all'idea di pubblico al quale l'erede di Berlusconi vuole rivolgersi. Tuttavia, la sua presenza in studio, fin dalla prima registrazione, ha smentito tutte le voci e rassicurati i fan dell'opinionista. Tina fa coppia fissa con Gianni Sperti e, insieme, non si risparmiano mai, dicono sempre la loro, pur rischiando di essere controcorrente. La Cipollari non ha mai nascosto la sua poca simpatia nei confronti di Gemma Galgani, storica dama del trono over. Inoltre, non è una novità che, di anno in anno, Tina prenda di mira alcuni dei partecipanti al programma. In questa nuova stagione, si è scagliata come una furia contro uno dei cavalieri del trono over. Il suo attacco ha spiazzato tutti, Maria De Filippi compresa, che non è riuscita a fermare la donna. La verità dell'opinionista. Chi è un vero fan del programma di Uomini e Donne, sicuramente, non dimenticherà tutti i battibecchi che ci sono stati tra Tina e Gemma. Oramai, le due sono diventate delle icone della trasmissione e i telespettatori attendono trepidanti di vederle scontrarsi in puntata. I loro siparietti sono una chicca del dating show. Quest'apostrofo anno, però, la Cipollari ha sorpreso tutti quando ha preso le difese della dama. La donna aveva intrapreso una conoscenza con Maurizio, un cavaliere arrivato nel parterre maschile del trono over quest'anno. L'atteggiamento dell'uomo, però, non è andato giù all'opinionista, che non ha perso occasione per dire la sua. Proprio in una delle ultime puntate di Uomini e Donne, Maria si è trovata nel mezzo del ciclone. Neanche lei è riuscita a trattenere la furia di Tina, che si è scagliata contro Maurizio. Il cavaliere è rimasto impietrito e non è riuscito neanche a controbattere. L'opinionista ha accusato l'uomo di frequentare signore di una certa età solo per farsi spazio nel programma e crearsi una certa visibilità. Si tratta dell'ennesimo caso in cui Tina ha mostrato di non avere peli sulla lingua. Dopotutto, questo è il suo lavoro e chi, meglio di lei, sa fare l'opinionista e sputare in faccia tutta la verità? La Cipollari ha un temperamento così forte che divide il pubblico, o la ami o la odi. Ma, una cosa è certa e cioè che, senza di lei, Uomini e Donne non sarebbe lo stesso. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.